12 febbraio 1966 muore a Milano a 58 anni lo scrittore Elio Vittorini. Fra le sue opere più significative, Il garofano rosso, Uomini e no e Conversazione in Sicilia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Vittorini aderisce al Partito Comunista Clandestino e partecipa alla Resistenza. Dal 1945 al 1947 gli viene affidata la direzione della rivista politico-culturale Il Politecnico, che abbandona a causa di un forte contrasto con Togliatti. La direzione di Vittorini lascia un segno indelebile, l'affermazione della necessità per la cultura e la letteratura di assumere tutte le responsabilità etiche e politiche per la trasformazione della realtà.